Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentrovati, bentornati sul canale. Allora, ci siamo lasciati con l'ultimo video che, insomma, aspettavamo quest'estate che arrivasse, quando arriva e ancora non si decide. Bene, eccoci qua con il climatizzatore acceso. Infatti, scusate se sentite il rumore di sottofondo, ma veramente, credetemi, il caldo non si può stare assolutamente. L'estate è arrivata, fa caldo, clima acceso e cominciamo a fare questo video che altro non è che uno svuota, non svuota spesa, svuotiamo il sacco forse per meglio dire, di prodotti terminati, quindi prodotti mangerecci, finiti, riguardante il periodo sì, più o meno siamo aprile e maggio. Ho raccolto proprio un saccone, come vedete, sapete questi sacchi della spesa? Tutti di prodottini terminati che appunto vi voglio mostrare e farvi sapere cosa ne penso. Allora, aspettate che lo poggio qui senza fare troppo danno. Allora, cominciamo subito con i prodotti finiti aprile-maggio. Dunque, primo articolo, questo tonno in olio di girasole, olio di semi di girasole, che è quello che io acquisto alla Lidl, sì, Nix è alla Lidl, quindi queste scatolette qui di tonno finite. Poi un pacchetto di caramelline, queste qua sono delle caramelle senza zucchero, all'anice e liquirizia. Sapete quelle caramelline piccole da portare, insomma, in borsa, da portare sempre dietro, sono veramente una tira l'altra e sono buone. Altro prodotto che già ve ne ho parlato tante volte sono i succhi di frutta, questi qua del marchio Sole Vita alla pesca, quindi i brick con le cannucce. Poi abbiamo terminato questo pacco di gallette, che sono le gallette quelle là di riso con la copertura al cioccolato, queste qua sono col cioccolato al latte e sono della linea bio della Lidl. Queste vi consiglio di comprarle se diciamo volete accostare al gusto delle gallette di mais anche quel velo di cioccolato, quindi di dolcezza, veramente il risultato è ottimo. Quindi questo è uno dei prodotti che io compro e ricompro spesso. Come vi promuovo, ma questo ve lo mostro, ma non credo che è facile reperire, insomma, nelle catene di supermercati. Sono questi prodotti qua che non avevo neanche mai io provato, del marchio Leonardo. Non so se qualcuno di voi vi è capitato di trovarli. Allora, sono pasticceri per passione Leonardo, quindi della zona del Cesenatico, e sono dei biscotti senza olio di palma, quindi sono dei frullini con pezzettini di frutti di bosco. Infatti sono qua disegnati, che ho acquistato praticamente in un supermercato, oltretutto vicino a casa, ma io non avevo mai visto. È un formato da 250 grammi, volete sapere quanto li ho acquistati? 65 centesimi, cioè nulla. Oddio, è un formato piccolo, ok? 250 grammi non è il paccone di biscotti, però devo dire che sono delicati, buoni, dolci al punto giusto, e i frutti di bosco non sono nauseabondi e quindi per me è un frullino che, insomma, ogni tanto anche con un caffè ci può stare bene, quindi questo promosso. Che ve lo dico a fare, che promossi sono le noci del marchio Alesto che conoscete da una vita, e sicuramente in mezzo, eccole qua, ci sono anche le mandorle, quindi queste veramente noci e mandorle a casa mia non mancano mai, e queste ce le finiamo veramente in tempo record. Infatti comunque sia io di alcuni prodotti conservo chiaramente una busta per, cioè, ma non pensate che in tutto aprile e maggio ne abbiamo consumato soltanto una, no. Come invece pasta integrale, abbiamo terminato questi qua della Barilla, che sono appunto i tortiglioni e sono formati da 500 grammi. Ho acquistato questa della Barilla perché l'ho trovata in sconto in un supermercato, ma generalmente io compro tranquillamente quelle che trovo all'Eurospin, perché come pasta integrale è davvero buona, si presenta di un colore un po' più scuro. Però devo dire che è buona, mantiene la cottura e chiaramente il prezzo cambia tra Barilla e quella lì. Un prodotto
prodotto super consigliato che se vi piace, insomma, il pesce surgelato, che lo sappiamo non è il top, ma a volte sono dei salvacena, sono dei salvapranzo perché ovviamente si fanno in modo molto rapido. Ho trovato alla Lidl questi filetti di orata alla siciliana, quindi oltretutto proprio cadono a pennello, e sono fatte con patatine, olive nere e capperi. Allora, praticamente si presentano all'interno di una vaschetta, li mettete in una padella, in 6 minuti, cioè, giuro ragazzi, in 6 minuti sono pronti. Non bisogna aggiungere nulla e non potete capire il sapore, cioè. Sembra veramente come disegnato qui, ci sono i pomodorini a rondelle, ci sono le olivette nere, i capperi, le patate, un gusto, un sapore veramente dolcissimo come quello fatto fresco. Non è chiaramente quello fresco, però ripeto, magari per chi rincorre sempre il tempo o si ritrova a doversi inventare una cena o un pranzo, questo credetemi che ve lo salva con una gran bella figura, anche per noi personale, quindi questo super consigliato. Andiamo avanti con Estate Zero alla pesca. Questi li bevono i miei figli, sia quella alla pesca che quella al limone li bevono loro, quindi che ve lo dico a fare, eccoli qua, pesca ed ecco qua anche limone. Come vedete, questa l'unica differenza è che questo qua è lo zero, quindi quello là ha zero calorie. Io preferisco il gusto limone, ad essere sinceri, quindi i tè abbiamo concluso. Poi questa bustona qui di mozzarella del marchio Milbona, dove all'interno ci sono praticamente quattro sacchetti di mozzarella, all'interno di ciascuna ci sono due, diciamo, due mozzarelline. Il sapore è molto dolce, buono, e anche insomma la quantità, devo dire che non è la classica pallina di mozzarella, ma insomma una bella palla rotonda di mozzarella, quindi questa qua ve la consiglio. Ecco qua anche le mie anacardi buonissimi, cioè ragazzi, questi prodotti del marchio Alessa, anacardi, noci, le noci di macadamia, sono veramente buonissimi. Ci sono anche quelle là con le spezie, ci sono quelle salate, è una linea veramente, se avete la Lidl e li volete provare, sono veramente buoni. Poi abbiamo terminato queste qua, le ricottine, sempre acquistate alla Lidl, sempre dello stesso marchio, quindi Merivio, questa confezione qui di provoletta dolce, sono 140 grammi di fettine di provolone dolce, buono davvero. Vi ho conservato, cioè guardate qua, anche lo zucchero di canna, proprio per farvi una cosa completa, e questa è dell'Eridiana, zucchero grezzo di canna. Una cosa che invece non prenderò più, che quindi non ci siamo trovati bene, sono questo qui. Questo l'ho acquistato, credo, all'hard discount. Allora, visto così a primo impatto, cosa vi sembra? Un muesli di, insomma, di mandorle, arachidi e cioccolato. Invece, se andate a leggere un po' più da vicino, non lo so, forse non lo vedete. È un muesli sì croccante, ma con cioccolato, uvetta e nocciole. Perdonatemi, ma io l'uvetta veramente non riesco a mangiarla, per cui questo non ho. Sicuro che non l'acquisterò più. Diciamo che sono un chicco ogni tot, ok? Non è pieno pieno di uvetta, però non mi garba assolutamente. Un'altra scoperta, non eccezionale anch'essa. Anche questa è qua presa all'hard discount, quindi è proprio un misto. Sono queste fette biscottate del marchio Forma e sono fette biscottate con farina integrali. Allora, uno, praticamente sono troppo 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 secche, appena le aprite, cioè si sbriciolano come se niente fosse. E poi un'altra cosa che non mi piace è che sono delle confezioni intere, quindi dal momento che aprite un pacchetto trasparente praticamente aprite tutte le fette biscottate. Invece preferisco, infatti in questo ci devo stare più attenta, quelle confezionate singolarmente a 4, quindi queste no, assolutamente, inizio a buttare a terra le cose. Questo invece è un'altra confezione di cereali con i petali di cioccolato,
Niente di che, insomma, non si equipara assolutamente a quello che normalmente prendiamo alla Lidl o all'Eurospin. Sono questi qua molto più delicati, a mio avviso più dolciastri, per cui anche questi non credo che li riprenderò più. Riprenderò sicuramente, senz'altro invece, questi triangolini di mais e riso del marchio Scotti, quindi oltretutto un buon marchio. Queste fa, è una linea anche che fa gallette, fanno prodotti con la quinoa, con l'avena, veramente buoni. E questo qua sono appunto mais e riso, sono senza glutine, sono vegan e sono veramente leggerissimi, cioè triangolini di mais ci potete fare un aperitivo, uno spuntino, uno stuzzichino così veloce, veramente buoni. Questi li prenderò sicuramente. Poi questo pacco di biscotti. Biscottoni fatti in casa del marchio di Leo, che sono a ridotto contenuto di sale, innanzitutto con farina integrale e farina di farro, quindi sono veramente molto molto dietetici. Infatti calcolate che praticamente per biscotto sono 115 calorie. Mettiamone mangiate anche tre, voglio dire, non è una cosa dell'altro mondo. Quindi farro con farina macinata a pietra, marchio di Leo. Vado veloce perché sono già 11 minuti. Questi sono i croissant del marchio Nastrecce, si chiamano? Sì, credo di sì. Nastrecce, quindi della Lidl, i croissant integrali che praticamente riscaldati nel microonde, veramente il profumo sembra quello del bar. Abbiamo acquistato i simili pavesini, quindi terminati, della Lidl. E abbiamo preso questi qua invece il gran cereale del Mulino Bianco, veramente veramente buoni. E tornando al discorso di gallette col cioccolato, sono queste qua col cioccolato al latte, queste qua sono fior di natura, quindi queste qua sono quelle dell'Eurospin, sì. E messe a confronto quelle di Eurospin con queste qua della Lidl, veramente 19 soldi con una lira. E credo che abbiano anche lo stesso prezzo, per cui o l'uno o l'altro, se volete provarli, sono veramente buoni. Altri succhi di frutta, quindi Brick del marchio Sorsi, niente di che, questi presi all'hard discount. Un'altra bustina di caramelle. Guardate qua, questo forse ve l'ho mostrato in un video spesa, le girelle della Motta. Cioè, vi ricordate le girelle della Motta? Quando ero piccolina io le girelle della Motta più o meno avevano questa, cioè erano una palla, adesso sono piccole così, cioè sono girelline, però potete dire il sapore, me l'ho detto i miei figli che sono buonissime, cioè sono praticamente sommessa di carte. Poi andiamo avanti, crackers al riso su riso del marchio Galbusera, buonissimi, fiabili, sembra di mangiarli come tolti dal forno al momento, buonissimi, super consigliati. Poi un pan bauletto dove tolgo la mia molletta, altrimenti rischio di buttarla. Il pan bauletto del Mulino Bianco, vabbè, conosciuto e straconosciuto. Quando io compro il pan bauletto del Mulino Bianco è perché l'ho trovato in offerta al supermercato, perché altrimenti mi va benissimo quello della Lidl. Ritornando quindi a Tremulini, cos'è? Tremulini Eurospin e Multigrain, quindi petali di cereali e cioccolato fondente, decisamente migliore di quello che vi ho mostrato prima del marchio Deco. Il pane quello americano, quello bianco, quello senza bordi, del marchio Tremulini, senza olio di palma e quindi senza la crosta laterale. Questo è davvero buono, molletta da conservare. Buonissimi ragazzi, non so se li avete mai provati, è rimasto soltanto questo come carta del marchio Colussi, questi qua, di Oswego. Cioè, mai mangiato un biscotto così leggero, così friabile, così delicato e buono come sapore? Colussi, consigliatissimo, sì, consigliatissimo. Poi, polpa fine, quindi delle passate di pomodoro, stiamo quasi finendo, eh. Latte e granarolo preso in offerta, latte di soia, questo qua della Lidl, buonissimo. Questi sono super consigliati.
Buonissimi questi medaglioni di tofu, spinaci e riso basmati presi all'Eurospin. Una cavolata sono costati. All'interno praticamente ce ne sono due, quindi sono due porzioni. Si fanno in 2 minuti in padella senza aggiungere né olio né burro, così come si trovano. Sono veramente buonissimi, quindi consigliatissimi se li trovate ancora. Un altro pan bauletto della Mulino Bianco. Questi cosa sono? Ah, sempre mandorle, le mandorle pelate del marchio Alesso, perché ogni tanto mi piacciono anche quelle pelate. Le tortine, aspettate che vi sistemo la confezione. Le tortine al farro, quello del marchio Amo Essere Biologico della Lidl. Neanche lo dico più. Questo qui è il brodo granulato, il brodo di verdure finito. Poi, birra Dreher, terminata, ogni tanto il sabato la birra ci vuole. Poi, queste cosa sono? Ah, questo è un pacco di patatine, le arricciate, le classiche patatine quelle là bianche al forno, buonissime, croccantissime. Il mio amato pane di segale del marchio Tre Mulini dell'Eurospin, latte di riso. Non vi dico nulla perché già li conoscete questi prodotti qua. Altra novità, novità nel senso come marchio, ma già lo conoscete, il prodotto è il merluzzo al gratin del marchio Tico, preso all'Hard Discount. Costa meno di quello dell'Eurospin e di quello della Lidl, per non parlare di quello della Findus. Sapore strepitoso, buonissimo. Se avete degli Hard Discount, che forse ora si chiamano, queste catene si chiamano Uno Supermercati, lo potete comprare tranquillamente. Quasi finito, gran ragù, star. Le fettine di ananas, ringrazio la Lidl perché hanno fatto finalmente i barattolini di ananas, tre barattolini da 220 grammi ciascuno, quindi anziché la famosa latta quella grande che poi la apri, insomma, ti rimane per qualche giorno, questa veramente contiene il giusto numero di fettine che per una merenda va benissimo. Ultimo, credo, perché questo, no, forse questo vi devo ancora mostrare. I frollini, quelli là, i frollini al grano saraceno, anche questi qua presi alla Deco, sono 600 grammi. Questo genere di frollini qua, quindi con il grano saraceno, al farro, con lo zucchero di canna, a noi piacciono, sono veramente buoni. E poi c'è questo fornasole, quindi questi sì, questi hard discount, questi cornetti ripieni al cioccolato, niente di che, secchissimi e nulla di che. Credo di avervi mostrato tutto, sì, perché qua la busta è vuota. E niente, così vado a buttare questi prodotti, mi faccio la mia bella differenziata. Se questo video vi è piaciuto, vi raccomando, supportatemi con un bel like, lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi saluto, ci vediamo prestissimo, ci vediamo veramente prestissimo con un altro video. Ciao!